Giovanni, mi aiuti a sistemare un po' la ruota che è un po' poco centrata? Ho visto che è leggermente scentrata. Tutto a posto, Giovanni? Postissimo. Bene, tutto in regola. Perfetto, ti ringrazio. Salve ragazzi. Buongiorno. Buongiorno, Giovanni. Ci troviamo nella casa museo di Giovanni Meazzo. Lei è Gaia Tortolina, ha 19 anni ed è già una ciclista professionista. Ciao Gaia, che ci fai qua? Ciao Jonathan, passavo in allenamento, ho avuto un problema al cambio e mi sono fermata dal signor Giovanni. Ma Gaia, quella alle tue spalle è Alfonsina Strada. Sì, certo, è Alfonsina Strada. Molti non la conoscono, è una pioniera del ciclismo femminile, la prima donna ad aver partecipato al Giro d'Italia maschile. È stata una grande donna e una grande ciclista, a quei tempi poi. Signor Giovanni, ci dica lei qualcosa di Alfonsina? Sapevo che aveva un negozio di biciclette, riparazioni bici e vendita a Milano con suo marito, da cui aveva ereditato il nome, perché Strada era il nome del marito, e appassionata di ciclismo, andava a vedere le corse con la moto Guzzi 250, ricordo quel particolare. Ciao ragazzi, ciao Giovanni, io torno ad allenarmi. Ciao. Ciao. Jonathan, Giovanni Meazzo ha fatto la storia della bicicletta in Alessandria. Quante biciclette? Signor Giovanni, quante sono? In tutto fra queste sopra e sotto sono 150. La più importante è quella che vedi di sopra, che è di Costante Girardengo, che aveva vinto la Gran Fondo e il campionato italiano del 1913, quando aveva 20 anni. E biciclette da donna ce ne sono? Sì, ce ne sono molte da vedere, interessanti. Però catalogando come biciclette alessandrine, questa era la famosa bicicletta delle Borsaline, che era la più usata ed era una bellissima bici, elegantissima, superiore alle bici che fanno attualmente. E poi c'è quest'altra, che è una bicicletta particolare, diciamo, era una Maino fuori serie, che era stata fatta dal dottor Colla, che era direttore della Maino, per la sua amante, che era una signora che se la meritava, perché era veramente una bella signora per i tempi. E adesso vorrei parlare di un'altra bici che è importante come originalità, e sarebbe questa bici da donna con la trasmissione a cardano. È stata costruita ad Hartford, nel Connecticut, negli Stati Uniti. E vedete che non ha la catena, la trasmissione cardano, il freno a tampone. E ha la particolarità, diversa dalle altre, come struttura del telaio e sella. Vedete che la sella è messa completamente in avanti ed erano obbligate a pedalare dritte sulla bicicletta, e c'era una motivazione, perché a quei tempi del 1898 non avevano ancora inventato il reggipetto, e c'era il bustino con le stecche di balena, e di conseguenza dovevano pedalare dritte sulla bicicletta. Ecco il motivo. Che ne dici di Alfonsa? Alfonsina Morini, ti piace? Questa è mamma Virginia.
Si sta rivolgendo al papà, Carlo. Lui sperava in un maschio per avere due braccia in più nei campi. Un aiuto vero, come diceva lui, in questa famiglia infestata di gonne. Allora, Alfonsina, va bene? Sì, il mio nome gli andava bene. Io poi, fin da piccola, mi sono sempre data da fare, in casa e nei campi. Sono sempre stata una bambina piena di energie, con una grande voglia di ridere e di scherzare. Anche a scuola mi sono sempre impegnata, precisa, con ottimi risultati. La maestra Nicoletta diceva che sarei potuta diventare qualcuno, se solo non fossi stata così povera, se non fossi stata una femmina. Alfonsina Morini nasce a Riolo di Castelfranco Emilia il 16 marzo del 1891. Nasce in una terra che in inverno sparisce nella nebbia ed estate è inaridita dal sole, dove la povera gente è falcidiata dalla pellagra, il male della miseria, dato che mangiavano solo polenta. Quando ha 4 anni, Alfonsina con la sua famiglia si trasferisce a Fossamarcia, nome oggi ingentilito in Fossamarcia, nel comune di Castenaso, in provincia di Bologna, in cerca di qualche possibilità di lavoro in più. Anche qui, a seconda della stagione, dominano zanzare e nebbia, e puzzolenti tracce dell'attività sono i letamai e i maceri dalla canapa. Era una domenica del 1901. Avevo appena compiuto 10 anni quando ho incontrato l'amore della mia vita, la macchina. Ah già, scusate, ora voi la chiamate la bicicletta. L'aveva portata a casa il papà, era quella vecchia del dottore. Gliel'aveva data in cambio di qualche lavoretto. Il papà sperava così di allargare il suo giro di lavori nelle campagne. Tra me e la bicicletta è stato amore a prima vista. I primi incontri, di nascosto da papà, di notte, sono stati difficili. Era alta per me, dolorosi, quante cadute. Ma com'era bello quando iniziava a farla correre. Alfonsina non passa il suo tempo solo sulla bicicletta, anche se forse avrebbe voluto farlo, ma all'epoca si doveva crescere in fretta e dovevano crescere in fretta soprattutto le ragazze. Alfonsina aiuta in famiglia. Poi impara a cucire e ricamare, così inizia a portare i primi soldi in casa. È instancabile, lavora tanto che riesce a mettersi qualcosa da parte per comprarsi, seppur vecchia, comunque una bicicletta. Guardatela! Ma dove vuole arrivare? Dai, Alfonsina, che ce la fai, dai! Passa la latte! Mi chiamavano così in paese e in quelli vicini, quando mi vedevano volare sulla mia bicicletta. E io volavo. Avevo anche incominciato a fare delle gare. Una volta ho vinto anche un maiale vivo. Ho corso anche a Bologna e adesso sto per andare a Torino. Correrò contro Giuseppina Carignano. È una forte, sarà dura, ma io se voglio sono più veloce del vento. Alfonsina, signor Giovanni, andrà a Torino. Correrà contro Giuseppina Carignano al Valentino e vincerà. Poi correrà molte altre volte, su pista e su strada. Corse addirittura a Pietroburgo, dove conobbe lo zar Nicola e la zarina Alessandra, forse anche Rasputin. Poi si trasferì a Milano. Qui conobbe Luigi Strada. I due si innamorarono perdutamente e il 24 ottobre del 1915 si sposarono. Lui, Luigi, le regalò una bicicletta da corsa e questa volta era nuova. Infatti, durante la Prima Guerra Mondiale, appunto, che era in Italia, era iniziata nel 1915, e si disputarono corse in bicicletta del 17 e del 18, e fra l'altro in una di queste edizioni del 1917 Alfonsina Strada corse anche lei con due grandi campioni come e rivali, come Henri Pellissier e Costante Girardengo. E a quella gara partecipa anche donna tra gli uomini, la signora Strada, come la definì la Gazzetta dello Sport. Infatti. Arrivò ultima verso le 5 del pomeriggio, erano partiti alle 8 del mattino, 204 km, ma ancora una volta ce l'aveva fatta, era arrivata al traguardo. In quegli anni la vita però è dura,
E lo è anche per Alfonsina e per suo marito. Le cose non vanno proprio per il verso giusto e Alfonsina, oltre a cercare ingaggi per le corse, si vede costretta a continuare a lavorare come sarta. Intanto gli anni passano. Arriviamo al 24, al Giro d'Italia del 1924. Di questo vogliamo parlarne con Tommaso Percivale, autore di un libro proprio su Alfonsina Strada, intitolato Più veloce del vento. Com'è potuto succedere una donna nel 1924 al Giro d'Italia maschile? Fu quasi una coincidenza. Sembra strano pensarlo, un evento, un'occasione capace di trasformare la vita di una persona, capace di diventare un evento di importanza enorme nel campo dello sport, più che nel campo personale, si verifica grazie a una serie di coincidenze che non hanno niente a che fare l'una con l'altra. Alfonsina riesce nel 1917 a iscriversi al Giro di Lombardia per una ragione semplicissima. Non c'era la regola che vietava alle donne di iscriversi. E l'organizzava già la Gazzetta dello Sport, per cui gli stessi organizzatori del Giro d'Italia si sono ricordati di lei e nel 24, un'altra coincidenza che con Alfonsina non aveva niente a che vedere, le case produttrici di biciclette, le squadre che finanziavano i grandi campioni hanno boicottato il Giro. Dietro c'era una faccenda di soldi che non è molto interessante, ma era un Giro boicottato dai grossi, per cui prometteva di essere piuttosto noioso. Cugnet e il capo degli organizzatori per la Gazzetta dello Sport si ricorda di Alfonsina e pensa che potrebbe essere l'occasione giusta. Quando lei si presenta vestita da ciclista nella redazione della Gazzetta dello Sport viene accolta a braccia aperte perché sarà lei poi la protagonista di questo Giro. Quindi ci insegna questa occasione che nella vita bisogna sempre stare con gli occhi aperti, bisogna sempre essere pronti all'imprevisto, perché i momenti migliori si nascondono dove noi non ce li aspettiamo. Come si è comportata Alfonsina nella corsa? Un bilancio. Alfonsina si è comportata benissimo, è stata una piccola locomotiva. Ha attraversato dei momenti di grande sconforto, di grande difficoltà, di dubbio, anche perché ricordiamoci che era una gara lunghissima e molto molto dura anche per gli uomini, quindi figuriamoci per una donna. In più non sapeva di avere il supporto del pubblico che poi si è rivelato determinante, perché per esempio, tra le altre cose, la Gazzetta non aveva diffuso la notizia di una ciclista donna tra gli iscritti, anzi il suo nome compariva come Alfonsin Strada per nascondere, o forse per un errore, non lo sapremo mai, la presenza di questa ragazza. Quindi lei è partita da sola contro il mondo. Poi correndo ha dimostrato il suo carattere, ha dimostrato il suo valore e la gente si è affezionata subito, anche i corridori, per lo più quelli che arrivavano prima di lei, perché quelli che arrivavano dopo invece si sentivano chiaramente bersaglio di prese in giro e tutto il resto, e qualcuno indietro l'ha lasciato. Ricordiamoci che Alfonsina, pur essendo stata di fatto squalificata perché è arrivata fuori tempo massimo a causa di un incidente abbastanza grave tra l'altro, quindi è uscita e ha completato il Giro d'Italia fuori gara, fuori dal tabellone, Alfonsina è arrivata in fondo, ma su 118 iscritti ne sono arrivati al traguardo finale meno di 40, tra cui lei. E questa è la vera forza, non è soltanto l'abilità che ha dimostrato nelle altre gare più brevi, lei poi era bravissima nei velodromi, nelle gare a cronometro, lei era un talento incredibile. Nel Giro d'Italia la cosa importante, la cosa che ha voluto ed è riuscita a dimostrare è che anche una donna poteva correre con gli uomini. Quello ovviamente era ciclismo eroico, per le condizioni delle strade, per gli orari, per la lunghezza delle tappe, quindi anche di Alfonsina Strada si raccontano episodi eroici?
Durante quella gara in particolare ne sono successe di tutti i colori, era veramente avventura. Alfonsina parte come equipaggiamento con una borsa tracolla con qualche pezzo di ricambio e per esempio il suo kit del pronto soccorso era una spugnetta umida da passare sopra le ferite. Stessa spugnetta che si porta dietro per tutta la gara e che usa più e più volte, quindi se non l'ha uccisa quella spugnetta lì non morirà mai più. Era sull'Appennino, andava verso Perugia e a un certo punto in una discesa molto ripida e molto sassosa perde il controllo della bici e cade. La caduta è così violenta che spezza il manubrio. Sono bici solide quelle, pesavano più di 20 kg, erano dei pezzi di ferro con cui adesso ne fanno 6 di biciclette, eppure si rompe ed è un guasto che non le consente di proseguire la gara. Quindi deve passare a piedi, deve camminare per la campagna pressoché deserta alla ricerca di un aiuto per risolvere questo problema. Trova una contadina che sta spazzando il cortile della sua cascina e fanno quello che è possibile, per cui spezza il manico della scopa, lo lega al manubrio con un po' di spago e Alfonsina è di nuovo in sella. Purtroppo arriva in ritardo, per cui la estromettono dalla classifica, consentendole però di continuare la gara. La prima tappa era la Milano-Genova, quindi si passò anche nell'Alessandrino? Sì, si passò qui vicino, a San Salvatore Monferrato, che è un paese molto carino sulla collina, e poi andava verso Genova superando l'Appennino. È una tappa tutto sommato abbastanza leggera, che non ha scioccato Alfonsina, però si presenta subito come una gara difficile perché ha un guasto proprio qui a San Salvatore. Le si rompe il meccanismo della ruota libera, che è quello che consente al pedale di restare fermo quando la ruota posteriore continua a girare. È una cosa importante per chi gareggia perché rende molto più leggere le discese e lei ha bisogno di fare una riparazione d'emergenza sul ciglio della strada. Ricordiamoci che nonostante come tappa non fosse tra le più dure, si ritirano in 13 e Alfonsina comunque arriva. Dopo il Giro d'Italia del 24, Alfonsina Strada continuò la sua attività di ciclista professionista? E come? Per più di 20 anni ancora. Alfonsina diventa una star, non solo perché è l'unica donna a aver corso il Giro d'Italia, ma lei girava con in tasca le sue cartoline che autografava e magari vendeva al pubblico e tutto serviva per portare a casa la pagnotta. Era particolarmente famosa, penso alla curiosità, in Francia. Lì era trattata quasi come una regina. È stata a Parigi per tantissimo tempo e si esibiva anche nei locali, magari. C'era un particolare evento che consisteva nel farla correre sui rulli, quindi su una specie di ciclette, e un grande tabellone messo dietro di lei indicava la velocità e il tempo che passava, come se ricostruissero un piccolo velodromo per i nightclub. Ha lavorato anche nei circhi, che era una cosa che all'epoca le star dello sport facevano spesso, si esibivano nelle cose più strane. Lei aveva una scimmia con cui faceva il giro della morte, faceva i salti, acrobazie che adesso sono quasi da stuntman e che però la facevano diventare veramente una regina della pedivella, come è stata soprannominata. È stato davvero un personaggio interessante, Alfonsina Strada. Certo, una grande donna. Adesso parliamo di Gaia Tortolina, una giovane ciclista di questi giorni che promette fuoco e fiamme. Gaia, la tua carta d'identità. Mi chiamo Gaia Tortolina, ho 19 anni, vivo a Sezzadio e sono nata ad Alessandria. Sono una ciclista professionista nel team Servetto Giusta all'Urecycling, una squadra che ha sede ad Asti e che raccoglie in maggioranza ragazze straniere e anche qualche italiana e gli permette di correre nel panorama ciclistico femminile mondiale nel World Tour. Ho frequentato il liceo linguistico al Saluzzo e adesso frequento la facoltà di psicologia. La mia famiglia è sempre stata molto sportiva. I miei genitori, da grandi appassionati di sport, mi hanno sempre supportata ed è grazie a loro se adesso sono riuscita a raggiungere questo primo grande traguardo, più che un traguardo è un grande inizio. Quando hai avuto la tua prima bicicletta da corsa?
Ho iniziato a correre all'età di 7 anni nella Cicli Tortonese e questa squadra è stata la prima che mi ha dato una vera bici da corsa, ma le bici da corsa a cui sono più affezionata sono sicuramente le due venute dopo, una delle quali all'età di 8 anni mi ha permesso di scalare il Col de l'Isoar e il Galibier, due montagne simbolo del Tour de France, mentre l'altra all'età di 9 anni mi ha permesso di scalare il Col delle Finestre. Queste bici erano bici decisamente più pesanti rispetto ad adesso, dai 13 ai 14 kg, ed è per questo, insieme alla giovane età, che queste imprese sono state ancora più difficili e più importanti. Poi sei cresciuta. Quali sono state le altre tappe prima del professionismo? C'è stato un momento particolare in cui hai deciso che il ciclismo sarebbe stato non solo una passione ma anche un lavoro? La trafila per arrivare al professionismo è stata decisamente lunga. Si divide in 6 anni da giovanissimi, 2 anni da esordienti, 2 da allievi e infine 2 da juniores, che sono stati questi ultimi due i più importanti, quelli in cui ho potuto raccogliere più risultati, sia a cronometro che in pista che su strada, e grazie alla mia ex squadra, la Cicli Fiorin, ho potuto capire veramente che cosa significa correre in un contesto di squadra a livelli semiprofessionistici. Diciamo che non c'è mai stato un momento preciso in cui ho deciso che questa passione sarebbe diventata il mio lavoro, ma l'ho sempre saputo perché ci ho sempre creduto davvero, e quando ero piccolina tutti mi chiedevano che cosa avrei fatto da grande, cosa volevo fare da grande, e io rispondevo sempre la ciclista. Le persone ridevano oppure mi prendevano un po' in giro, però io pensavo sempre va bene, vedremo tra 7-8 anni, vi farò vedere che cosa sono capace di fare, e ho avuto ragione. Hai da poco concluso il tuo primo anno da neoprofessionista. Cosa comporta il ciclismo ad alto livello? Il primo anno da professionista è sicuramente il più complesso, in quanto a causa della mancanza della categoria di mezzo dilettantistica, le ragazze che passano professionisti si trovano a dover correre a 19 anni con persone anche di 10 anni in più di loro, e per questo bisogna fare una lunga gavetta e mettere in preventivo che i risultati possono non arrivare subito. Diciamo che il primo anno è stato più difficile, più che altro perché era in concomitanza con l'anno della maturità a scuola, però nonostante questo sono riuscita a fare delle esperienze internazionali, mentre invece in questo secondo anno sono voluta partire ed andare in Belgio a correre in modo tale da poter fare esperienza, anche perché là il ciclismo è come religione e essere là è come essere all'università, si impara molto, si migliora non soltanto a livello fisico ma anche a livello personale. Sono riuscita anche a ottenere discreti risultati che nonostante il livello internazionale mi hanno fatto essere più sicura di me stessa, del ciclista che sono e della ciclista che vorrò essere. Allora, praticare ciclismo a livello professionistico comporta un impegno totale, diciamo 24 ore al giorno, bisogna essere atleti se si vuole eccellere. Comporta un gran numero di sacrifici, tanta fatica e forza di volontà. Bisogna avere un'attitudine a sopportare la fatica e soprattutto se si vuole correre per vincere, questo comporta una grande responsabilità, non solo nei confronti di noi stessi, ma anche nei confronti dei tifosi che vengono a vedere e che si aspettano sempre il meglio da te. Il ciclismo può anche essere una scuola di vita? Sì, il ciclismo a tutti i livelli, non solo a livello professionistico, è sicuramente una grande scuola di vita. Ti insegna a lottare sempre in ciò in cui credi e ti insegna che tutto è possibile, che bisogna sempre continuare a perseguire i propri obiettivi. Ti insegna anche a guadagnarti le cose, perché solo le cose guadagnate poi sono realmente più apprezzate, e ti insegna anche a vivere in un contesto di squadra, ovvero a condividere gioie e dolori insieme ai tuoi compagni di squadra che poi diventano i tuoi più fedeli amici. In questo caso non posso non aprire una parentesi per quanto riguarda la scuola, che è stata mia compagna di viaggio per un lungo periodo insieme alla bici, nonché complementare il mio impegno sportivo. Nonostante io abbia dato davvero l'anima alla scuola, dall'altra parte sono stata un po' delusa in quanto il sistema scuola non è stato in grado di supportare gli studenti atleti che si trovano a dover affrontare dei carichi di lavoro e di stress molto grandi completamente da soli. Per questo lo invito a farsi un esame di coscienza e a rivalutare la gestione di questi casi. E soprattutto esorto gli studenti atleti a non abbandonare lo sport per la scuola, perché si possono fare benissimo entrambe le cose. Non è facile, ma è possibile.
Nel ciclismo come stiamo messi a pari opportunità? Ciclisti e ciclisti sono sullo stesso piano? Purtroppo no, ciclisti e ciclisti non sono sullo stesso piano per vari fattori. Prima di tutto per una questione di numeri, in quanto le cicliste sono decisamente meno rispetto ai ciclisti, il movimento è molto più ristretto. Poi anche per fattori culturali, perché molte persone credono ancora che il ciclismo non sia uno sport adatto alle donne, e sicuramente anche per fattori economici che impediscono al ciclismo femminile di avere la stessa visibilità mediatica di quello maschile. Il ciclismo professionistico purtroppo è stato più volte attraversato dal doping. Qual è il tuo stato di conoscenza? È diffuso anche a livelli non professionistici? Sì, diciamo che il doping c'è sempre stato, c'è e purtroppo secondo me ci sarà sempre, ma io circoscriverei decisamente questo problema a un livello di mancanza di valori del singolo e non tanto del sistema ciclismo, in quanto il doping non è nient'altro che una truffa e può essere paragonata a tutte le altre truffe, tutti gli altri reati presenti. In più credo che sicuramente anche a livello non professionistico sia presente anche per un motivo di mancanza quasi totale di controlli. Inoltre credo che inserire nel proprio corpo delle sostanze tossiche illecitamente barando per migliorare la propria prestazione sia una pratica lontana da qualsiasi mente sana. Alfonsina e Gaia, secondo Gaia hanno più punti in comune o più differenze tra loro? Alfonsina, come pioniere del ciclismo femminile, ha sicuramente compiuto imprese eroiche, prima di tutto per l'epoca in cui le ha compiute e per il fatto di essere donna a quel tempo, e anche per i materiali che utilizzavano, che erano sicuramente meno avanzati rispetto a quelli che abbiamo noi e per questo rendevano le sue imprese molto più complesse. Alfonsina e Gaia, secondo Gaia, hanno sicuramente in comune una grande passione per la bici e per il ciclismo come sport. Sono due donne molto forti che non si spaventano di fronte alle difficoltà e che sono state capaci di rialzarsi dopo brucianti sconfitte, proprio perché credono ardentemente nei loro sogni.